Alcuni dei principali argomenti della storia contemporanea sono stati affrontati il 15 ottobre a Palazzo Lascaris nell'incontro rivolto agli insegnanti in vista dell'annuale concorso per le scuole superiori indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione. Dopo gli interventi del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido e di Francesco De Santis, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione, sono stati illustrati i tre temi di quest'anno. Alberto Cavaglion, storico, ha svolto la relazione «Dopo il terremoto, quale futuro per il campo di Fossoli?». Quest'anno il concorso sulla storia contemporanea prevede un tema sul campo di Fossoli che forse è il luogo della memoria sulla deportazione dall'Italia più emblematico. E l'urgenza di questo tema è dettata anche dal fatto che le baracche del campo sono state vistosamente lesionate dal terremoto della primavera scorsa e quindi proponiamo ai ragazzi una riflessione non soltanto sul tema della deportazione, che cosa Fossoli ha voluto rappresentare nella memorialistica, nella storiografia sulla deportazione, ma anche una proposta per fare di Fossoli un luogo della memoria di domani. Claudio Vercelli dell'Istituto Salvemini ha parlato di Il confine, l'esilio e il ricordo, mentre Donatella Sasso del Salvemini ha approfondito il tema cittadinanza, l'orizzonte delle seconde generazioni. Il tema sulla cittadinanza è stato scelto come tema quest'anno perché riguarda una questione che è molto presente nelle scuole italiane, dove gli studenti stranieri nati in Italia sono sempre più numerosi. La legislazione però non è ancora adeguata alle esigenze di questi nuovi studenti, che rischiano con il compimento del 18° anno di età di essere tagliati fuori da tutta una serie di opportunità che riguardano invece i cittadini originari italiani.